quello di fronte è Carega. Il massiccio là si chiama Carega. Quindi fa parte delle piccole Dolomiti. E dietro lì c'è il Baldo che è sul lago di Garda. Siamo saliti in fuoristrada da Passo Fugazze lungo lo sterrato che dopo la galleria d'Avet prende il nome di Strada degli Eroi e porta con panorami a strapiombo sulla Val Canale al Rifugio Papa. Quello che vediamo, che è con i ruderi del vecchio rifugio militare, è il Cogolo Alto, è l'anticima della cima Palon, che è il punto più alto del Pasubio, 2232 metri. Perfetto, mentre invece a destra... A destra abbiamo il Rifugio Papa, sì, con il bivacco Marzotto, Sacchi Marzotto sopra. Ancora più a destra, ecco, vedete la Porte Pasubio e quella selletta che sta subito dopo il Rifugio Papa. Il crinale che sale porta sulla cima dell'osservatorio, si chiama questa qua. Nel periodo della guerra mondiale, là in alto, e c'è ancora, c'era un osservatorio dell'artiglieria italiana. Spostandoci ancora a destra, quella che vediamo, quella cima, è il cimon del Soglio Rosso, cosiddetto. Quando siamo là, siamo al rifugio, quella è l'ultima curva. Dal rifugio si entra nella zona monumentale, con il piccolo cimitero realizzato dai fanti della Brigata Liguria. L'arco romano, eretto nel 1935, e la chiesetta voluta dal cappellano del battaglione alpini Montesuello. Da qui si può vedere il tratto superiore della rotabile degli Scarubbi. Dopo una notte passata al rifugio, si prende verso est per pochi metri, arrivando presto alla prima galleria che si incontra, la 52esima, denominata Sardegna. Lo chiedono ad un tenente, il cui lavoro nella vita era ingegnere navale, progettista di motori soprattutto. Ed è lui che crea il metodo di lavoro e la squadra. Il metodo di lavoro in cosa consiste? Che ogni ufficiale si assume la responsabilità o di un tratto di galleria o del tratto che collega due gallerie. Per cui quella cosa lì è compito suo, ma naturalmente deve mettersi in coordinamento con gli altri perché devono incontrarsi i pezzi. La strada delle 52 gallerie è contrassegnata dal segnavia 366 e il CAI. È percorribile nella stagione estiva solo a piedi, dato che in seguito ad alcuni gravi incidenti è vietata ai ciclisti. L'obiettivo della strada delle gallerie era quello di consentire il transito di uomini e salmerie al coperto dagli sguardi del nemico, quando la rotabile degli Scarubbi era esposta alla vista dell'artiglieria austriaca. Il tempo di percorrenza in salita dalla Bocchetta Campiglia al Rifugio Papa è di circa 2 ore e 45 minuti, ma in discesa non richiede meno tempo e solo apparentemente a minor fatica, anzi. Verticale della Val Canale, vedi il sentiero della Val Canale con gente che sta salendo lì in fondo. È una piazzola per cannone e c'è una fotografia presa da là in cui si vede proprio questo cannone grosso puntato. Capolavoro di ingegneria militare, fu costruita su progetto del capitano Leopoldo Motti e progettata dal tenente di complemento ingegner Giuseppe Zappa. I lavori iniziarono nel marzo 1917 e furono portati a termine nel dicembre successivo dalla 33esima compagnia minatori del 5° reggimento genio dell'esercito italiano. Ogni 6 o 8 gallerie c'era una caverna, una baracca, una montagna di ghiaia, badigli e una squadra di manutenzione. Ogni anno è il CAI e in parte gli alpini dividendosi i lavori. Ogni anno a inizio stagione c'è la giornata dedicata alla pulizia della strada. Perché con l'inverno e il ghiaccio che si smuove o altro, appena si smolla la primavera, sono
a volte frane anche cospicue che bloccano la strada, a volte c'è proprio bisogno di un lavoro molto grosso. L'escursione avviene solitamente da Bocchetta Campiglia verso il rifugio Achille Papa e il ritorno è previsto dalla rotabile degli Scarubbi per 9 km che riporta ad Anello al punto di partenza. Il percorso inverso inizia a Porte del Pasubio, 1928 metri, e termina a Bocchetta Campiglia, 1216 metri sul livello del mare. Lunghezza complessiva circa 6,3 km, dei quali 2,3 in galleria e il resto per circa 4 km scavati a mezza costa nella roccia viva. Larghezza minima della mulattiera 2 metri e 20 cm. È consigliabile portare una torcia, perché le 52 gallerie non sono illuminate e il terreno irregolare, spesso in discesa e a volte scivoloso. La 50ª Cavalieri di Vittorio Veneto, dedicata ai reduci della Grande Guerra, e la 49ª Soldato Italiano, sono state aperte successivamente per evitare un tratto particolarmente esposto e di difficile manutenzione. Buongiorno. Attenzione alla testa più avanti. Prego. Poco prima di affrontare la 48ª galleria, denominata Cesena, si raggiunge la massima altitudine del percorso, circa 2000 metri sul livello del mare. La 43ª Polesine si imbocca sotto il passo di Fontana d'Oro, 1875 metri sul livello del mare. Passaggio tra i Furniati e il Cuaro. Ma anche tipo il famiglio capo, la provincia come la provincia. Per il mondo. Esatto. Aveva il cappello come i muratori di una volta. Questo cosa possono avere in mano? Un pezzo di pane, di formaggio? Vabbè, al massimo. Dopo hanno fermato il lavoro, hanno messo una pala per fermare la teleferica. Già, è chiaro. Dopo avevano il telefono qua. La 20ª galleria, Cadorna, si imbocca da un torrione roccioso e sprofonda a spirale su se stessa con moto elicoidale. Buongiorno. La 19ª Re è la più lunga, misura infatti 320 metri. Erano le centurie, sono quindi 600 persone. 6 centurie, 600 persone che hanno aiutato sempre qua per fare. Non è stato più il genio, vedete prima. Giunti al termine della strada delle 52 gallerie, si esce al parcheggio di Bocchetta Campiglia. E da lì si ritorna a Schio, avendo avuto l'accortezza, in assenza di un trasporto pubblico, di aver parcheggiato un veicolo per il tragitto verso la città.